Ben trovati in studio, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare dell'aeroporto di Comiso. A novembre l'aeroporto di Catania dovrà chiudere per circa un mese a causa di alcuni lavori che riguarderanno la pista. Dalle dichiarazioni del direttore dello scalo Etneo però è emersa la possibilità che i voli vengano dirottati tra Palermo e Reggio Calabria, mentre a Comiso non si fa alcun accenno al servizio. L'aeroporto di Catania chiuderà per lavori di manutenzione, ma dove verranno dirottati i voli? La risposta più logica sarebbe lo scalo Gasmeneo, solo se quest'ultimo però fosse già avviato. Dal prossimo novembre è stata programmata la chiusura dello scalo Etneo per almeno un mese a causa dei lavori di manutenzione della pista. Verranno realizzate la nuova pavimentazione, il fondo della pista e infine sarà migliorata la sicurezza degli aerei in fase di decollo ed atterraggio. La SAC così starebbe pensando alle alternative e pensa di dirottare gli aerei su Sigonella, come è avvenuto già nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, e poi su Palermo e Reggio Calabria. Ma al Magliocco non si fa alcun riferimento. A questo proposito, il deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo, che proprio in questi giorni ha interrotto il suo sciopero della fame per lo scalo, è intervenuto per commentare le dichiarazioni del direttore dell'aeroporto di Catania, Enzo Fusco, il quale ha sostenuto che le attività di volo non potranno probabilmente essere trasferite a Comiso perché la società di gestione non avrebbe approntato il piano industriale. Forse nessuno ha informato ENAC che il gestore di Catania è lo stesso di Comiso, ha dichiarato Di Giacomo, e forse nessuno ha informato il dottor Fusco che a pochi metri di distanza dal suo ufficio c'è quello dell'ingegnere Mancini, presidente sia di SAC che di InterSAC, che è il socio privato di Comiso. Per l'esponente del PD c'è una sorta di gara tra ENAC ed ENAV a chi infonde più sconforto e confusione, a chi riesce ad assestare colpi più vigorosi alla speranza di vedere presto aperto lo scalo comisano. Ma come non si vergognano enti statali che sono stati creati per snellire le procedure aeroportuali e che al contrario si segnalano per atteggiamenti ostruzionistici se non vessatori, oltre che per altri inquietanti aspetti sui quali, come tutti sanno, sta indagando la magistratura e non solo quella contabile? Questo è l'interrogativo di Di Giacomo. Insomma, la chiusura di Fontana Rossa poteva rappresentare il momento giusto per far decollare il Magliocco, ma a quanto pare per i vertici di SAC ed ENAC lo scalo Gasmeneo può ancora aspettare. Chiesto un intervento da parte dell'assessore regionale alla sanità Massimo Russo dal segretario Funzione Pubblica Sanità CGL Angelo Tabì affinché venga ripristinato all'ASPE di Ragusa il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, dice Tabì, è dal momento calpestato da incomprensibili non scelte della direzione aziendale. L'ASP soffre la carenza di figure professionali strategiche che vengono coperte di volta in volta, denuncia Tabì, attraverso incarichi a tempo determinato, ciò nonostante i concorsi per la copertura di tali carenze siano stati regolarmente espletati. E ci occupiamo adesso del Consiglio Comunale di Vittoria. È stata rinviata la seduta di ieri con all'ordine del giorno il MUOS. Intanto fa discutere l'affidamento delle riprese TV del Consiglio Comunale di Vittoria durante la seduta di giovedì sera. Un affidamento che appunto lascia qualche dubbio e perplessità, visto che non tutte le emittenti del territorio sono state invitate a partecipare. Sentiamo. Consiglio comunale sul MUOS rinviato a metà maggio. La seduta di ieri sera del civico consesso di Vittoria si è conclusa con un nulla di fatto a causa dell'assenza di vari consiglieri comunali e della deputazione Iblea che era stata invitata a partecipare. E intanto nella seduta di giovedì scorso sono arrivate le riprese TV a cura dell'amministrazione comunale. Ma con quale criterio di affidamento? Dopo le varie sollecitazioni da parte dei gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che anche a spese loro hanno portato le telecamere a Sala Garfì, finalmente le riprese televisive a carico dell'amministrazione comunale sono arrivate. Ma quali sono stati i criteri di affidamento? Dall'ufficio atti del Consiglio fanno sapere di aver inviato lettere per un preventivo a 5 emittenti del territorio, Teleservice 20, Video 1, Video Mediterraneo, Telenova e Teleblea. Ma proprio quest'ultime due non sono espressamente emittente del versante parino, a differenza della nostra Free TV, che non è stata invitata e non ha ricevuto alcuna comunicazione. Sarà forse perché non siamo sempre presenti e sull'attenti per l'inaugurazione di ogni via o piazzetta? O sarà perché abbiamo chiesto l'accesso agli atti per quel che riguarda i costi dell'ultima edizione di Agrem organizzato dalla Fiera Maia? Interrogativi ai quali vorremmo che qualcuno rispondesse, visto che per affidare un incarico pubblico bisogna usare i massimi criteri di correttezza e trasparenza. A questo proposito il consigliere del Movimento Democratico Territoriale Giovanni Lombardo fa sapere che tutta l'opposizione chiede da tempo l'affidamento del servizio tramite una gara di evidenza pubblica che coinvolga tutte le emittenti del territorio senza fare alcuna eccezione. Insomma, si è preferito forse favorire qualcuno e penalizzare qualcun altro, alla faccia della trasparenza di tutte le carte e i protocolli. A Vittoria e Scoglitti prosegue l'emergenza rifiuti. In questi giorni le difficoltà dell'AMIU per gestire la raccolta si stanno ripercuotendo sul territorio con cumuli di immondizia che si stanno creando in varie zone della città e della frazione.
Prosegue a Vittoria l'emergenza rifiuti. Dopo le varie segnalazioni che hanno riguardato le periferie, anche nel centro cittadino cominciano a formarsi i cumuli di spazzatura. Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il coordinatore cittadino di Flin e Lodieli, per il quale, al di là delle difficoltà dell'AMI e della mancanza di un'efficace programmazione in grado di sviluppare investimenti per ammodernare la struttura aziendale e in particolare il parco automezzi, c'è poca attenzione per la cura e la pulizia dei luoghi. Da tempo, infatti, denuncia Dieli, la piazza Daniele Manin è lasciata all'incuria più totale. Il verde non è adeguatamente curato, la bellissima fontana centrale da tempo non è funzionante e funge da ricettacolo di bottiglie e di altro materiale, mentre la piccola fontana che eroga il prezioso liquido manca di rubinetto, pertanto l'acqua fuoriesce in continuazione, perdendosi sul piazzale. Per l'esponente di Fli, infine, bisognerebbe attenzionare anche il Museo Italo-Ungherese e il cimitero, che non può essere attenzionato solo in occasione della ricorrenza dei morti e di tutti i santi. Problemi anche a Scoglitti, dove i consiglieri di opposizione della circoscrizione hanno prodotto un report fotografico con cassonetti pieni e cumuli di rifiuti. In 3 giorni sarà tutto pulito, svuoteremo tutti i cassonetti dalla spazzatura. Così dicevano alcuni esponenti del PD di Scoglitti, scrivono in una nota, ma la frazione è sempre più sporca. Per tale motivo i consiglieri hanno chiesto anche un'eventuale disinfestazione per tutta la frazione. E intanto l'AMIO ha preso in noleggio 4 automezzi per far fronte alla carenza di mezzi. A comunicarlo è stato il sindaco Giuseppe Nicosia dopo le polemiche che ci sono state in questi giorni sui disservizi che hanno riguardato proprio la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città. Già in queste ore i mezzi saranno a disposizione degli operai della municipalizzata. Ci spostiamo a Pedalino, dove il PD attacca l'amministrazione comunale di Comiso per aver utilizzato delle somme destinate alla frazione per progetti che riguardano la città di Comiso, il rifacimento di alcune strade. Sentiamo. L'amministrazione Alfano sottrae somme finanziate per Pedalino. La denuncia arriva dai rappresentanti del PD della frazione, che portano come prova 2 delibere, la numero 57 del 5 aprile scorso e la numero 59 dell'11 aprile, dove la Giunta approva di utilizzare in diverso modo ben 150.000 euro finanziati per la frazione di Pedalino dalla Cassa Depositi e Prestiti, che dovevano servire per il completamento di via 25 aprile e che invece verranno utilizzati per altri 2 progetti che riguardano lavori di manutenzione straordinaria della frazione e di Comiso. Gli esponenti del PD non entrano nel merito se era più importante concludere i lavori di via 25 aprile o eseguire la manutenzione delle strade, ma la cosa che più dispiace è che non cala giù è che le somme finanziate per la frazione di Pedalino vengono destinate diversamente con il placet di tutti i rappresentanti del sindaco Alfano e della sua amministrazione a Pedalino. A questo proposito gli esponenti del PD hanno fatto sapere che presenteranno una interrogazione al Consiglio di circoscrizione per chiedere in dettaglio cosa prevede questo progetto e in quale percentuale vengono spese queste somme per la frazione. Questa mattina a Ragusa, conferenza stampa di Legambiente, Mimmo Fontana, presidente regionale di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente Sicilia, Claudio Conti, della segreteria regionale di Legambiente Sicilia e Nino Duchi, presidente del circolo Ebleo Legambiente, hanno promosso questo appuntamento per fare il punto sull'iter di approvazione del piano paesistico di Ragusa. L'occasione è stata utile anche per una complessiva valutazione sullo stato della pianificazione paesistica in Sicilia. Si è conclusa questa mattina a Comiso la staffetta di scrittura creativa. L'iniziativa ha visto per 3 giorni centinaia di studenti delle scuole medie di tutta Italia, protagonisti nella città casmenea, premiati proprio oggi i migliori racconti. Sentiamo. Cala il sipario a Comiso sulla staffetta di scrittura creativa. La città casmenea, unica sede per il meridione d'Italia, ha ospitato per 3 giorni la fase finale della staffetta di scrittura creativa e la prima edizione del Festival della scrittura ambientale. Le 2 iniziative su scala nazionale sono state promosse dal BIMED della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. 350 alunni provenienti da vari istituti secondari di primo grado provenienti dall'intero territorio nazionale hanno incontrato circa 150 alunni delle scuole comisane. I ragazzi di ciascuna scuola hanno elaborato un capitolo diverso di un romanzo originale che è stato presentato nel corso della manifestazione. Proprio questa mattina in Piazza Fonte Diana c'è stata la premiazione del racconto ambientale più bello. Soddisfatto il direttore della MIMED, Andrea Iovino, che in questi giorni ha visto nei ragazzi tanto entusiasmo e tanta voglia di partecipazione. Io sono stato 4 giorni a Comiso. A Comiso sono stati con me circa 300-400 ragazzi che provenivano dal nord di questo paese, dall'area centrale, dalla Campania, dalla Puglia, anche da altri luoghi della Sicilia, e tutti quanti si sono trovati molto bene in questa comunità che sta cominciando un percorso in cui si tenta a dare un valore più forte e sostanziale alla cultura e all'istruzione, che può avere una ricaduta molto importante per la qualificazione di un territorio.
Nell'ambito del programma incontri sul tema delle droghe presso le scuole, la Guardia di Finanza di Ragusa ha incontrato 700 giovani tra i 9 e i 13 anni in 4 istituti differenti: la scuola media Vannantò, la scuola media Giambattista Odierna, la scuola media Quasimodo e l'istituto comprensivo Pascoli. In ogni incontro le Fiamme Gialle hanno descritto i vari tipi di droga e gli effetti che il loro uso può causare. Ospiti di eccezione in questi incontri i cani Nico e Zavi delle unità cinofile del corpo. Si è svolto questa mattina a Ragusa, presso la sede provinciale dell'Ordine dei Medici, un convegno dal titolo «Dalla donazione al trapianto d'organo, il ruolo del medico di medicina generale». 3 le sessioni che si sono svolte dedicate ai trapianti e a conclusione della mattinata una tavola rotonda durante la quale si è discusso della gestione integrata del paziente trapiantato tra centro trapianti, unità operativa di nefrologia di riferimento e medico di medicina generale. E con questa notizia termina il nostro telegiornale, non mi resta che ricordarvi il nostro sito all'indirizzo freetvonline1.it, la nostra pagina Facebook, Free TV Comiso. Grazie per la cortese attenzione e buon fine settimana.